Nello scorso episodio, i nostri quattro nerd, dopo aver portato dei fiori alla tomba del povero Giuda, navigarono verso l'isola dei pirati, dove alcune leggende narrano di un immenso tesoro sepolto e di fantasmi in cerca di vendetta, e anche qualche gigasauro. Trovato l'immenso tesoro, salparono nuovamente e sbarcarono poco più in là, dove Francis si allenò con tantissimi ninja per poter sfidare poi il grande maestro, il ninja bianco. Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e rieccoci su Doom and Destiny. Allora, sono andato ancora in esplorazione e ho trovato quest'altra isola con questa costruzione qua. Magari è quella là per potenziare pure Nigel? Non lo so, entriamo e vediamo un attimino di che si tratta. Sicuramente dobbiamo andare da questo lato che dobbiamo salire, quindi vediamo che cosa ci sta su. Ok, qua c'è una costruzione. Sembrerebbe tipo un castello. Entriamo e vediamo che cos'è. Dice qualcosa qua? Assolutamente nulla. Questa colonna è l'unica intatta. Qualcosina? No, niente. Proviamo a salire da qua. Ok, ci stanno delle monetine. E io da là non posso andare però. Ah, ok, bastava praticamente salire dall'altro lato. Va bene, va bene. Fuori non possiamo uscire perché ci sono delle pietre che bloccano il passaggio. E qua sopra ci stanno degli scrigni. Che cosa contengono? Uva, quindi è quella che aumenta la simpatia per l'appunto il mana. Ok, io ancora devo anche dare gli oggetti a tutti quanti, quelli che abbiamo ottenuto, però vedremo di farlo più in là. Non c'è nient'altro, tutto qua, davvero? Speravo in qualcosina di più. Vabbè, a questo punto esco e vediamo di trovare qualcos'altro. Qua c'è uno strano cerchio in quest'isolotto, che cos'è? Ok, ci sta un pupazzo di neve, delle monete d'oro, questo che cosa sarebbe? Tipo un letto? Ok, monete d'oro che mi fanno sempre comodo. E vediamo che cosa c'è in questa zona, da questo lato. Altre monete d'oro qua sopra che noi ci raccogliamo volentieri perché comunque ci fanno comodo. Qua si può salire, ci stanno altre monete. Non ho capito che zona sia questa, però la esploriamo tutta adesso. Allora, qua c'è l'ingresso di una caverna che io direi di entrare, e effettivamente non c'è nulla, semplicemente delle monetine che raccogliamo. E ci sta anche una corda, prendiamo anche la corda, che magari ci può servire. E allora, qua ci possiamo inserire la corda, immagino, no? No, non è vero, assolutamente, neanche qua. Pensavo di sì, ho visto questi bui, ho detto magari posso inserirla qua la corda, invece non me la fa inserire. Cioè, in poche parole, stiamo facendo il giro giro tondo? E che cos'è? Dai, ok, là possiamo mettere la corda, in quel buco là. Quello che ci sta al centro, quindi cerchiamo di raggiungerlo velocemente. Ok, abbiamo messo la corda, quindi scendiamo giù e vediamo di che si tratta. Abbiamo quattro ingressi, proviamo questo qua in alto, vediamo dove ci porta. Chi è quel tizio? Sembra un robot, giusto? Chi sei? Un cyborg sta bloccando la strada, è spento ma è troppo pesante per essere spinto. Ok. Fatemi vedere le altre stanze perché di là abbiamo visto che ci sono dei computer, però magari se attivo qualcosa si attivano anche gli incontri casuali o comunque si attivano sti robot, quindi se riusciamo a raccogliere il tutto senza attivare i mostri sarebbe meglio, visto che per il momento non sto facendo incontri casuali, a me la cosa va benissimo. Vediamo anche da questo lato che roba ci sta e poi andiamo ad attivare eventualmente i computer. Ecco qua, che cos'è? Una leva? No, non è una leva. Ah, e qua siamo nella sala dei computer, quindi abbiamo fatto comunque il giro. Vediamo che dice questo fogliettino, niente, perché non ce lo fa leggere. L'unico computer acceso è quello e quindi clicchiamoci. La centralina è spenta, vuoi accenderla? Sì, e sicuramente si attivano i robot, giusto? Esatto. Siamo superiori a questo mondo.
Siamo alla perfezione? Noi non piangiamo mai. Ok. Voglio ottenere tutte quelle monete là, però, in qualche modo ci dobbiamo arrivare. Vabbè, qua sotto non posso fare nulla, qua sopra per l'appunto riporta in quella stanza, giusto? Esattamente. Quindi non ci resta che andare da dove ci stava quel cyborg che non potevamo spostare. Immaginavo che era un incontro. Siamo più forti di voi, solo non colpiteci con il fuoco, ghiaccio o elettricità. Quindi grazie per averci svelato i vostri punti deboli, ma già l'avevo capito. Altre monetine. Si procede, vediamo dove arriviamo. Forse la zona con tante monetine. Sì, infatti, recuperiamo un bel po' di roba. Fin quando scappiamo così a me va benissimo. Abbiamo recuperato davvero un bel po' di roba. Adesso qua come si ci arriva? Non lo so. Vediamo di scoprirlo. Ok, qua ci sono delle scale. Come funzionano queste scale? Ok. Cristalli luminosi che non fanno assolutamente nulla. Palle luminose che non fanno assolutamente nulla. Là ci sta un altro cyborg, però io vado a vedere qua sotto che ci sta. Oh, intanto saliamo dall'altro lato, così forse riesco a recuperare qualcosina da questa zona, non sarebbe male. Ecco qua, infatti c'è un bel deposito di monete d'oro e qualche computer che dice noi non apparteniamo a questo mondo, ok? I nostri sconti sono validi anche dopo esaurimento scorte. Che senso? Comunque, ok, abbiamo capito che una fabbrica di cyborg o comunque un luogo conquistato dai cyborg, qualcosa del genere. Qua non posso fare nient'altro, quindi mi tocca scendere ed affrontare i cyborg che ci stavano giù. Altre monetine da recuperare qua. E in quest'altra zona che cosa ci sta? Altre monete qua sopra, ottimo. Stiamo facendo davvero tantissimi soldi qua dentro, il che a me va benissimo. Altre monete qua, ottimo. Quindi abbiamo aggirato addirittura anche questo cyborg qua sotto, che immagino era quello dell'ingresso. E qua ci stanno altre scale. Scendiamo. E comunque, ragazzi, una zona piuttosto labirintica, cioè. Mi sto perdendo, mi sto davvero perdendo. Penso di fare un giro e invece me ne fa fare un altro, è assurdo. Proviamo a salire da qua, ecco, là ci stanno delle monetine, che fai? Non torni indietro a prenderti le monetine, là ci sta una corda per poter salire da qualche parte. Prendiamoci intanto queste monetine qua sopra e vediamo giù dove si va. Dove porta questa corda? Ok, altre monetine qua sotto e a me va bene, e un altro cyborg da affrontare qua. Se prima salivamo, adesso scendiamo. Ok, che cosa dice questo cartello qua? Solo colui che detiene mana e spirito nel proprio pugno ha il diritto di sfidare l'iperincubo, quindi abbiamo trovato il luogo dove potenziare anche Nigel, ottimo. Vabbè, dai, non mi interessa esplorare molto altro, quindi eliminiamoci anche se altri cyborg e poi ci mettiamo Nigel come leader. Ok, eliminati, fatta la strada da piazza pulita, messo Nigel come leader, quindi possiamo anche entrare. Vediamo che cosa ci aspetta. Che è una zona molto simile a quella precedente. Che cos'è? È così strano, non riesco a comprenderlo pienamente. Voi non siete perfetti. Ok, sembra di lava, quindi magari andiamo con attacchi di ghiaccio. Ok, e anche questo qua lo abbiamo eliminato. Era davvero tosto, ragazzi, perché aveva un botto di vita e si curava pure, quindi mi ha causato parecchi problemi. Fatemi indovinare, devo eliminare tipo sti cubi che sono tipo gli elementi? Secondo me sì, quindi fatemi dare anche una salvata. Si scende, e si scende pure tanto.
Sì, si scende davvero tanto. Siamo in una zona simile a quella iniziale. Tantissimo oro. Ottimo. Questi qua sono gli oggetti, la simpatia per l'appunto che aumenta la simpatia, ovvero l'energia magica. E qua possiamo potenziare l'oggetto, l'anello di Nigel. L'anello magico blu è stato potenziato, concede ora nuovi bonus e un nuovo potere a chiunque lo indossi. Potere di quest'anello assorbe ora un quarto del mana speso da chiunque usi poteri basati su spirito. In breve, ogni volta che qualcuno lancia un incantesimo, recuperi degli MP. Ottimo. Davvero ottimo. Nigel praticamente continuerà a lanciare incantesimi a raffica, in poche parole. Siamo fuori? Mi sa di sì. Questa è la caverna, quella che c'era là in alto. Vabbè, dai, le altre monete che c'erano là le lasciamo. È inutile che mi metta a raccogliere ogni singola monetina. Perdo solamente tempo nel fare gli incontri, quindi non ne vale la pena. Ok, ragazzi, siamo giunti in una zona nuova dove immagino ci sia un'altra di quelle arene dove dobbiamo sconfiggere chiunque per ottenere i premi, i gettoni. Magari vediamo se c'è invece qualche skill utile. Assolutamente no, tu nulla neanche tu. Beh, gli oggetti non mi interessano più di tanto. Magari vi compro giusto qualche cuoricino che ci può stare. Anche qua i premi fanno abbastanza schifo e non c'è nulla da ottenere. Bene, l'ultima zona da controllare in questo posto, dopodiché magari possiamo andare in giro da qualche altra parte a vedere se c'è qualcos'altro del tipo qua cosa possiamo comprare. E qua sicuramente faccio scorta di cibo ed acqua, anzi quasi quasi mi metto full. No, full non si può andare full, ok, bene, va bene così, dai. Ok, possiamo acquistare forza del toro rosso che noi andiamo ad acquistare. Abbiamo davvero un bel po' di lire, però immagino che se troviamo delle skill le consumiamo velocemente queste lire che abbiamo, quindi cerchiamo anche di ottenere qualcos'altro. Oh, ma guardate, siamo tornati, mi sa, inizio gioco. Questo non era il castello iniziale, mi sa proprio di sì. Giusto? Sì, infatti. Vediamo che cosa ci dice. Che ci fate ancora qui? Non dovreste tornare bene a casa? Fate almeno qualche missione secondaria. Ok, quindi non ci dice nulla di utile. Cosa volete? Lasciatemi in pace. Secondo me non siete eroi, né siete belli, né muscolosi. Adesso ci dice la stessa cosa. Ok, come... Non importa, non importa. Ora che ci penso, in questa torre, se non sbaglio, c'era un piano in alto dove non siamo riusciti ad andare, giusto? Dove non ci faceva entrare perché ci mancava del mana o qualcosa del genere, quindi vediamo se riusciamo adesso. Ma io sono un incantatore, ho questi vestiti eleganti e posso lanciare dardo magico, davvero? E dov'è il tuo diploma magico? Esattamente qui, davanti a voi. Ottimo, seguitemi. Con quale diploma avevamo? Non lo so, comunque possiamo entrare, ottimo, ottimo. Come ci si sente con un diploma di magia? Bene? Non è vero? Non lo so perché io non sapevo neanche di averlo ottenuto. Ok, quindi qua mi sa che possiamo comprare qualcosa? Non è vero perché già abbiamo tutto al massimo, mi sa. Da te invece possiamo comprare qualcos'altro? Ok, da questo possiamo comprare un bel po' di cose e io me le compro. Poi le andremo a vedere, momentaneamente neanche le leggo, me le leggerò io poi con calma. E vediamo su che cosa ci sta. È enorme questa torre. Qua c'è un'altra tizia che vende roba. Magari vende la candela magica che cerco? No, non vende assolutamente nulla di utile. Qua c'era una porta. Con un gabinetto. Un WC incantato. Celebrità e gossip. E qua dentro? Super pozione magica. Bene. Da quest'altro lato invece è occupato. Ah, questo è quello delle signore. Mi sembra anche giusto. E quella tizia? Mi spiace, ma oltre a questo punto c'è la biblioteca delle profezie di destino. Solo pochi sono autorizzati a visitarla. E anche se hai sconfitto l'imperatore, non ti è permesso. Signorina, ho questo lasciapassare VIP magico e un tavolo riservato laggiù. Ci lasci passare? In questo caso, seguitemi.
Ah, quindi mi sa che potevo farlo già dall'inizio, però con lui? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. La scala a sinistra conduce alla biblioteca, dall'altra porta a un livello superiore all'assurdore, credo, non lo so. Quindi proviamo di qua. No, pensavo di essere da quel lato, invece sono da tutt'altro lato, ok. Abbiamo abilità da poter comprare qua? Sì, un bel po' e io le compro e prima o poi i soldi finiranno. Ok, vediamo anche dall'altro lato che cosa ci sta. Si sale su, si continua a salire. Mamma mia, è enorme questa torre. Un altro tizio. Sentite, se riuscirete a raggiungere la cima della magia potrete sfidare Arci il mago, volevo dire l'arcimago. A nessuno è permesso andare oltre, ad eccezione degli arcimaghi e degli incantatori cazzuti. Questo è il piano più alto che si possa raggiungere. Io sono un incantatore cazzutissimo e ho questo certificato arcano per dimostrarlo. Eccellente, per favore, mi segua da... Ma di che certificati sta parlando? Mi sono perso qualcosa? Non lo so, ma secondo me sta imbrogliando davvero tantissimo. Ok. Cos'è, un'altra arena? Mi sa di sì. Però questa mi sa che la sfidiamo dopo che siamo arrivati fino a qua sopra. E nulla, ragazzi, sono troppo forti in questa arena per il momento, quindi la skippiamo. Per adesso la skippiamo, non so se la skipperemo in modo definitivo, ma sicuramente per il momento non è cosa, non è fattibile. Dunque, vediamo se riusciamo ad effettuare qualcos'altro, se no ci salutiamo anche qua. Ragazzi, vi ricordate di questo luogo? Andiamo a prenderci una bellissima rivincita. Adesso Babbo Natale non avrà più speranze. Dove si trovava? Qua sopra? Stava, mi sa, là in alto, giusto? Eccolo qua. Bene, siamo pronti. Siete tornati? Molto bene. E comunque hanno un bel po' di vita, devo dire, eh? Era improponibile affrontarli a inizio gioco, non si potevano assolutamente battere, secondo il mio parere. Cioè, guardate, non gli tolgo praticamente nulla. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori, ne restano quattro. Gli ultimi tre Babbo Natale. Dai che ci siamo quasi. Facciamo la stella del sud, che magari è quella del nord resistente. Sì, usa sempre i pugni tu che fai comunque un bel po' di danni. Utilizziamo una Molotov. Inferno, e dovrebbero restare gli ultimi due, infatti. Ok, dai, dai. Fattibilissimo, li abbiamo distrutti. Ok, rimasto l'ultimo Babbo Natale. Ormai lo possiamo anche attaccare normalmente, secondo me. Facciamo in maniera velocizzata così ce lo togliamo velocemente dai piedi. Non ho bisogno di sprecare skill per lui. Comunque i suoi danni li fa, attenzione. Ok, abbiamo livellato pure, quindi non era praticamente improponibile farla d'inizio gioco, davvero improponibile. Ok. E tu adesso dammi un po' di grinta così livelli anche un pochettino più velocemente. Non ci posso credere, mi avete sconfitto, ma come avete fatto? Perché crediamo in noi stessi. Ora non ci sono possibilità. Ora che mi avete battuto, voglio essere vostro amici. Fantastico, fratello. Quindi mi insegni. Oh, sei stato un buon eroe? Ok, mi insegna qualcosina di utile, dai, buono, ci può stare. Ah, quindi qua ci recuperiamo pure la salute, fantastico, ottimo. Allora dammi anche le tue monetine d'oro che, visto che le ho spese, almeno ne recupero qualcuna, no? Qua che cosa otteniamo? Broccoli della destrezza e formaggio grintoso, ottimo. Di qua? Nulla, è semplicemente una finestra e mi sa che non c'è altro. Però abbiamo ottenuto qualche skill nuova e comunque abbiamo sconfitto finalmente Babbo Natale. Va bene ragazzi, dai.
Io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Vi avrò fatto come sempre tantissimi tagli perché voglio cercare di completare quanta più roba possibile prima di concludere il gioco, anche se penso che farò altri due, massimo tre episodi e poi concluderemo la serie. Va bene, ragazzi, dai. Io direi, come detto, che per questo episodio possa anche essere tutto. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video. Attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!